Eccoli qua, i terzi classificati di questo tricolore Platù 25, Cesare e Giovanni Dell'Aria, Jablin 007. Quanto siete contenti? Molto soddisfatti, molto molto soddisfatti. Scendevamo in acqua con un punto di distacco dal quarto e non era per niente detto che riuscivamo a chiudere questo bellissimo terzo. Niente, in acqua la prestazione è stata, devo dire, molto buona, perché un primo e un secondo ci hanno messo al sicuro. Devo dire che avete ricevuto i complimenti di tutti, soprattutto degli avversari più titolati, che insomma hanno notato che avete recatato particolarmente bene quest'anno. Come l'avete affrontato questo campionato? Come vi siete preparati? Com'è l'equipaggio? Raccontaci un po'. Niente. Il backstage, il dietro le quinte di Jablin. Ma il backstage è molto semplice, abbiamo lavorato sugli assetti, soprattutto di Bolina, e devo dire che qualche cosa siamo riusciti a fare. E niente, mi fa tanto piacere avere i complimenti dai primi, i secondi e tutta la flotta in particolare, e quindi correre con i fratelli Montefusco e Euz è sicuramente una scuola stupenda per imparare questa barca poi. Allora, raccontaci un po' l'equipaggio. Intanto lui sa il timone, no? Che timoniere è? Come si comporta con l'equipaggio? Cioè, un timoniere che si fida dell'equipaggio o che insomma bacchetta in qualche modo, si fa sentire? Ma guarda, io sono abituato, andiamo in barca insieme ormai da 15 anni, per cui non saprei, vorrei farlo dire agli altri membri dell'equipaggio. Comunque sì, non è un chiacchierone, sta in silenzio. Si fida parecchio dell'equipaggio. Allora, adesso tu... Questo lascia spazio a tante voci a bordo, per cui ogni tanto c'è confusione. Senti, tu rappresenti tutto l'equipaggio e quindi a questo punto presentacelo idealmente, raccontaci un po' la formazione e i ruoli. Beh, la formazione ci sono io a prua, Alberto Costa che è il nostro randista e tattico, poi chi abbiamo? Francesco Linares che è stato questa aggiunta sempre siciliana al nostro equipaggio, e infine Alberto Nunziante che è il nostro allenatore in 4.20 che mantiene il suo ruolo alle scotte, Taylor, per cui un gruppo di amici fondamentalmente. E questo è molto bello. Parliamo un po' della storia vostra e del Nick Catania, della vela Catania, di come si arriva al Platù 25. Ho sentito 4.20. Sì, dobbiamo dire che io ho iniziato tardi, abbiamo iniziato un po' tardi a fare regate. Col 4.20, con Alberto Nunziante, ci siamo avvicinati a questo mondo, piano piano, sbattendo la testa, soprattutto nei muri, perché all'inizio era complesso e niente. Poi a Palermo c'era questa bellissima realtà del Beneteau e ci siamo aggregati e piano piano eccoci qua. Diciamo, la stagione siciliana del Platù l'anno scorso è servita proprio per un'introduzione importante? Sì, ormai sono 4-5 anni con Jablin che partecipiamo alle regate. Quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di partecipare insomma a tutte le selezioni, questo è stato l'unico, il primo appuntamento a cui abbiamo partecipato, per cui siamo stracontenti che giorno dopo giorno ci siamo ritrovati come equipaggio e abbiamo concluso. Devo dire che in acqua, raccontando la regata di oggi, soprattutto quella del primo posto, abbiamo proprio visto, insomma sentito che c'era una bella elettricità a bordo, la vostra gioia e la vostra soddisfazione. Adesso dovete raccontare a casa, in conclusione, a chi ci segue da casa, il bello del Platù 25, perché alla vostra giovane età avete fatto questa scelta, e quindi insomma cercare di fare uno spot e coinvolgere quanti più possibili di velisti, diciamo, sparsi in giro per l'Italia che non sanno ancora bene cosa fare e perché il Platù potrebbe essere una bella scelta. Diciamo che la carena del Beneteau, pur essendo un progetto un po' datato, ormai è sempre attuale, è divertente e super tecnica nella conduzione e nella regolazione. In più è una barca completa, non mi stanco mai di dirlo, e qualsiasi regolazione a bordo, se non si utilizza, è un handicap che si porta dietro, quindi ogni piccolo cimettino, ogni piccola cosa deve essere utilizzata per andare al meglio. Tu la stessa cosa? Ma guarda, dopo una spiegazione così tecnica, guarda, va benissimo così.